Sono 9 padiglioni, è la prima volta che una società privata acquisisce l'intero quartiere fieristico di Foggia. Saranno 3 giorni importantissimi perché è l'unica fiera del sud Italia dedicata a questo argomento. Ci sono i produttori internazionali di armi, quindi Benelli, Franchi, Winchester, Browning, Cosmi, Pedersoli e tanti altri. Pedersoli tra l'altro è l'azienda che ha fornito i fucili all'ultimo film di DiCaprio, Revenant, e porterà proprio quei fucili che sono stati usati per questo film. Ci sarà l'aeronautica militare che per la prima volta porterà il Predator in esposizione, e abbigliamento tecnico, accessori, attrezzature, la possibilità per i ragazzi di acquisire un brevettino come per la subacquea, perché c'è una piscina all'interno della quale una federazione di la PSA Italia, che è una federazione di specialisti nella subacquea, darà la possibilità di imbracciare la muta da sub e le bombole di ossigeno e quindi effettivamente poter rilasciare un brevetto. C'è l'equitazione con il reining, con il cutting, con i vitelli, insomma si riproporranno quelle che sono la cultura dei film western, quando i mandriani insomma mettevano i vitelli, riuscivano a radunare mandrie di vitelli per portarle poi al pascolo. Ci sarà il tiro con l'arco, ci sarà il parco avventura, ci sarà una parte importante del museo dei dinosauri con un dinosauro che si muoverà tra il pubblico, tra la folla. Ci sarà la prima mostra cinofila con gare regionali relative ai cani, la prima mostra felina, il primo salone sui sistemi a pilotaggio remoto con l'aeroclub di Foggia e l'aeroclub di Bari protagonisti, il primo salone dei bonsai con una bellissima mostra di bonsai di tutti i tipi e con bonsaisti che proverranno da tutte le regioni del nord e sud Italia. Questa fiera fa parte di un circuito e quindi è già stata fatta in altre città del meridione, tra l'altro ha riscosso molto successo. Sì, è nata in Campania presso il centro fieristico di Ariano Irpino e ha avuto un notevolissimo successo. Questo successo ci ha spinto a trovare un'area che potesse permettere alle altre categorie che man mano si volevano inserire di poter trovare un degno accoglimento. Il quartiere fieristico di Foggia si è presentato in questa veste e quindi attualmente diventiamo anche la più grande fiera italiana dedicata all'outdoor, perché con 9 padiglioni e circa 20 ettari di superficie all'aperto dedicate alle attività.